Misurazione della temperatura, rispetto delle distanze di sicurezza, mascherine sul volto. I turisti a Napoli sfidano la paura del contagio da coronavirus nel porto della città e si imbarcano per le isole del Golfo in questo ultimo scorcio d'estate ai tempi della pandemia. Non ho timore, ma sto molto attenta. Quindi osservo molto le regole, sto attenta che gli altri le osservino, però io personalmente non ho timore. Andiamo 3 giorni a Ischia, è un po' così, un po' di preoccupazione c'è sempre. Però domani andrò a Capri, quindi sono venuta a comprare il biglietto per anticiparmi. Stiamo andando a Capri, noi siamo venuti con la nostra auto, quindi per noi è tutto a posto. Ci stiamo attenti, cerchiamo di mantenere sempre più o meno la distanza giusta, le mascherine, quindi vediamo di evitare il meglio possibile quello che si potrebbe prendere. Qualche paura e tanta prudenza, i visitatori da fuori regione non rinunciano alle bellezze della Campania Felix. E siamo arrivati a Sorrento ieri e oggi siamo tutto il giorno a Napoli. Sicuramente c'è stata molta attenzione in tutti i posti in cui ci siamo fermati, ci veniva presa la temperatura, i gestori indossavano la mascherina, quindi in realtà ho visto un paese abbastanza attento alle misure di sicurezza. I commercianti del Molo Beverello raccontano di un'estate particolare senza navi da crociera e con pochi stranieri. Fortunatamente, anche non essendoci le navi da crociera, che erano quelle che davano il maggior introito per quanto riguardava la zona del Molo Beverello di Piazza Municipio. Quindi un bel turismo italiano e anche leggermente un poco di stranieri.